Continuiamo da dove eravamo rimasti l'altra volta, vedendo qualche esempio di equivalenza con misure di superficie, come metri quadri, centimetri quadri o di volume, come metri cubi, centimetri cubi e via così. Ricordatevi i fattori di conversione che abbiamo visto. Ad esempio, da chilometro a ettometro si moltiplica per 10, da metro a decimetro anche, da millimetro a micrometro si moltiplica per 1000 o si divide se si fa il contrario. Per quanto riguarda le aree, i fattori di conversione sono i quadrati. Quindi dove prima, ad esempio, moltiplicavamo, dividevamo per 10, adesso moltiplichiamo, dividiamo per 100. Dove prima moltiplicavamo, dividevamo per 1000, adesso moltiplichiamo, dividiamo per 1 milione. Ricordo che il quadrato di 10 alla 3, cioè 1000, è 10 alla 6, che è 1 milione. Per quanto riguarda i volumi, invece, dobbiamo utilizzare i cubi dei fattori di conversione. Dove prima moltiplicavamo o dividevamo per 10, adesso moltiplichiamo o dividiamo per 1000, cioè 10 alla 3. Dove prima moltiplicavamo o dividevamo per 1000, adesso moltiplichiamo o dividiamo per 10 alla 9, cioè 1 miliardo. Proviamo a fare qualche esempio. In realtà questi esempi li ho già risolti. Voi provate a farli senza guardare le scritte in blu, così da controllare se vi tornano. Allora, nel primo caso abbiamo 3,8 per 10 alla 8 metri quadri e vogliamo trasformarlo in chilometri quadrati. Allora, pensate alla tabella vista nel video precedente. Da metri a chilometri ci sono tre passaggi, però qui in ognuno di questi passaggi voi dividete per 100, quindi complessivamente dividete per 10 alla 6, cioè 1 milione. Quindi 3,8 per 10 alla 8 metri quadri diventa 3,8 per 10 alla 8 diviso 10 alla 6. Proprietà delle potenze, 10 alla 8 diviso 10 alla 6 è 10 alla 2. Quindi abbiamo 3,8 per 10 alla 2 chilometri. Passiamo al secondo. Vogliamo trasformare 8,2 per 10 alla 8 millimetri cubi in metri cubi. Da millimetri cubi a metri cubi ci sono tre passaggi, in ognuno dei quali voi dividete per 10 alla 3, cioè 1000. Quindi complessivamente dividete per 10 alla 3 più 3 più 3, quindi 10 alla 9. Quindi abbiamo che 8,2 per 10 alla 8 mm cubi diventa 8,2 per 10 alla 8 diviso 10 alla 9 metri cubi. 10 alla 8 diviso 10 alla 9, 10 alla meno 1. Quindi abbiamo 8,2 per 10 alla 1 metri cubi, o se preferite 0,82 metri cubi. Adesso le ultime due sono forse un po' più impegnative. Dobbiamo trasformare 2,2 per 10 alla meno 12 ettometri cubi in millimetri cubi. Da ettometri a millimetri ci sono 5 passaggi, però in ognuno di questi voi dovete moltiplicare per 10 alla 2. Quindi complessivamente voi moltiplicate per 10 alla 2 più 2 più 2 più 2 più 2, quindi 10 alla 10. Come è scritto qui, quindi 2,2 per 10 alla meno 12 moltiplicato per 10 alla 10 vi dà 2,2 per 10 alla meno 2 millimetri quadrati. Nell'ultimo esempio abbiamo 8,2 per 10 alla meno 9 metri cubi, vogliamo trasformarlo in micrometri cubi. Qui fate attenzione, ricordatevi che dal prefisso 1000 al prefisso 1 milione voi moltiplicate per 10 alla 3 nel caso delle misure lineari e quindi per 10 alla 9 nel caso dei volumi. Quindi complessivamente voi avete da metri a decimetri cubi 10 alla 3, da decimetri a centimetri cubi 10 alla 3, da centimetri a millimetri cubi 10 alla 3 e poi 10 alla 9 che vale da millimetri cubi a micrometri cubi. Complessivamente voi moltiplicate, scusate qui ho lasciato un errorino, voi moltiplicate per 10 alla 18, dove 18 è 3 più 3 più 3 più 9. Nel complessivo voi avete quindi che 8,2 per 10 alla meno 9 metri cubi è 8,2 per 10 alla meno 9 per 10 alla 18 micrometri cubi. Per le proprietà delle potenze ottenete 8,2 per 10 alla 9 micrometri cubi. Direi che per adesso ci fermiamo qua. Continueremo con un po' di equivalenze tra volumi espressi in, ad esempio, metri cubi o decimetri cubi e capacità espresse in litri la prossima volta.